del centrodestra, sarà difficile. Stavo appunto arrivando a questo scenario, perché l'evoluzione di Salvini, anche con questa federazione con Forza Italia, rispetto alle sue origini, è drammatica, cioè è una condizione davvero di metamorfosi, perché fa parte di un governo con Draghi, personalità che sappiamo che cosa rappresenta e come si muove. Ha nello stesso governo anche il partito che è sempre stato contrario alla Lega e reciprocamente si sono sempre fatti la guerra. E sui contenuti, ripeto, fa queste sceneggiate, i voti, eccetera, ma sulle decisioni adottate non c'è mai stato un atto in cui il governo è andato sotto per responsabilità della Lega. Questo per rispondere all'ottimo direttore Miele che ha fatto un'analisi. Perché non è decisiva la Lega con i numeri, no? Pensavo no, dicessi, non è decisiva, ero decisivo è proprio io, per questo che può permettersi qualche situazione in cui cerca di non perdere quel quid irrazionale che però fa parte comunque del suo consenso. Però sindaco si perde la faccia però perché nella linea del governo. Sì, ma si rischia di perdere la faccia perché quando i maggiorenti del partito ti indicano la strada e tu a fatica, poi non è che tiene duro, perché la settimana dopo dice sì al Green Pass per tutto, allora lì rischia qualcosa che riguarda la sua leadership. È un transito, è un'evoluzione, non c'è bianco o nero, ci sono tonalità di colore per poi arrivare comunque al lei, governo. Comunque lei Salvini lo vede solido in sella come leader della Lega? Allora, lo vedo minacciato certamente dalla competizione interna, sia interna alla coalizione, beh, è evidentissimo che Fratelli d'Italia vuole soffiargli la leadership anche proprio nella vicenda milanese, ha giocato tutto per creargli problemi, per impedire le scelte o per farle in maniera inappropriata e poi tutto il resto. Ma anche all'interno del suo partito c'è una componente, alcune emorragie, sia pure singole ci sono state, singoli casi di deputati. Però che non sono c'è nessun altro che prenda i voti oggi nella Lega, leader nazionale. C'è anche questo. Assolutamente, da dire. Proprio per questo io dico che Salvini è inattaccabile sotto il profilo della leadership, è criticabile, infatti. Va bene. Si critica, però il suo percorso è lucido ed è coerente. Con qualche è il percorso a zigzag di Lega. Noi abbiamo di riserva Albertini, però. No, di riserva in caso sempre di crisi della Lega, noi tiriamo fuori Albertini, noi osservatori. E guidati da Albertini riusciremo a ottenere risultati. Allora, tutto si risolve. Si sfila, che carino, si sfila. Direttore. Grazie. È uno scherzo che apprezzo. Allora, io vi faccio vedere il punto di